Salve a tutti, vediamo ora i due più importanti metodi per risolvere sistemi di equazioni lineari, di due equazioni lineari in due incognite. Questo è un sistema, questo è un altro sistema. Adesso vediamo per primo il metodo di sostituzione, che è quello che forse viene più naturale, è quello che più in generale si può applicare anche ad altri tipi di sistemi. Allora, l'idea, appunto, perché dobbiamo fare una sostituzione di esprimere o x o y o dalla prima o dalla seconda equazione e poi inserirlo nell'altra. Allora, quindi abbiamo quattro scelte all'inizio. Dobbiamo esprimere x dalla prima o x dalla seconda, o y dalla prima e y dalla seconda. Conviene farlo? Potete farlo, potete scegliere uno qualunque di queste possibilità, ma per fare meno calcoli conviene prendere lì dove il coefficiente è il numero più piccolo, quindi dove abbiamo questo 2, diciamo. Questo meno può disturbare un po', però conviene esprimere y dalla seconda equazione. Allora, se noi abbiamo esprimere y dalla seconda equazione, possiamo anche portare dall'altra parte, potremmo portare dall'altra parte 3x, però visto per toglierci questo meno, facciamo il contrario, portiamo meno 2y dall'altra parte e questo meno 9 a sinistra. Allora, 3x rimane a sinistra, meno 9 si sposta, diventa più 9, è uguale, questo meno 2y va dall'altra parte e diventa 2y. Adesso dobbiamo ancora dividere con 2 e scriveremo in forma di frazione, quindi questo qui fratto 2 è y, cioè y è 3x più 9 fratto 2. Allora, adesso abbiamo espresso y prendendolo dalla seconda equazione. Abbiamo già utilizzato in pratica la seconda equazione, quindi adesso dobbiamo inserirlo nella prima equazione, nell'altra. Quindi qua al posto di y metteremo questa espressione. Quindi scriviamo meno 5x più 3, cosa? Y, e mettiamo tutto questo, 3x più 9 fratto 2 è uguale 14. Qui che abbiamo questo denominatore 2, ci conviene eliminarlo, quindi moltiplichiamo l'intera equazione con 2, meno 5x diventa meno 10x, qui il 2 va via, e abbiamo questo 3. Questo 3 mi va a moltiplicare 3x più 9, allora moltiplichiamo con uno e con l'altro, 3 per 3x è più 9x, 3 per 9 27 è uguale, ah sì, 14 per 2 28, allora meno 10x più 9x è meno 1x, possiamo scrivere anche semplicemente meno x. È uguale, questo 27 lo porto dall'altra parte e diventa un meno 27. 28 meno 27 è 1. Adesso qui ho meno x, quindi moltiplico tutto con meno 1 e meno x diventa x. Questo 1 per meno 1 fa meno 1. Ho trovato x e adesso devo trovare ancora y, dobbiamo risolvere x e y. E per y usiamo l'espressione che abbiamo trovato prima, non serve complicare, abbiamo già un'espressione per y e inseriamo il valore di x, quindi y è uguale a 3 per x, 3 per meno 1 più 9 fratto 2, andiamo avanti, 3 per meno 1 è meno 3 più 9 fa, meno 3 più 9 fa 6, fratto 2 è uguale a 3, quindi abbiamo trovato la soluzione x uguale a meno 1, y uguale a 3. Questa è la soluzione del sistema. E adesso vediamo un altro metodo, il metodo di eliminazione o di riduzione, e lo usiamo per quest'altro sistema. Allora, il metodo che abbiamo appena visto di sostituzione in genere va bene sempre.
Il metodo di riduzione invece, quando abbiamo i sistemi scritti in un certo modo, è più conveniente usarlo. Allora, noi dobbiamo guardare i coefficienti di x, qua 7, qua 3, i coefficienti di y, meno 5, meno 10. Conviene usare il metodo di riduzione o eliminazione quando i coefficienti della stessa lettera sono uno il multiplo dell'altro, e qui è così: meno 5, meno 10 è il doppio. E noi dobbiamo moltiplicare una delle due equazioni in modo che questi coefficienti diventino opposti. Quindi qui moltiplicherò non per 2, ma per meno 2. Per meno 2, perché adesso, beh, moltipliamo meno 2, qui avrò più 10y, che è l'opposto di questo. Comunque facciamo tutto. Allora, 7x per meno 2 meno 14x. Meno 5y per meno 2 più 10y è uguale a 17 per meno 2 meno 34. La seconda la ricopiamo. 3x meno 10y è uguale a 23. E adesso perché noi volevamo che i coefficienti di una lettera fossero opposti? Perché adesso noi possiamo sommare le due equazioni. E qui cosa abbiamo? Allora, meno 14x più 3x fa meno 11x. Qua 10y meno 10y si eliminano, è 0, è per quello che volevamo che fossero opposti. È uguale, meno 34 più 23 fa meno 11. È ovvio che se noi abbiamo il sistema di partenza dal quale partiamo ha già opposti i coefficienti della stessa lettera o x oppure y, conviene assolutamente usare questo metodo perché i calcoli diventano molto più veloci. Poi, vabbè, in questo caso basta moltiplicare. Ok, allora meno 11x uguale a meno 11, devo dividere l'equazione con meno 11, quindi x è uguale a meno 11 fratto meno 11, che è uguale a 1. Ecco, adesso che ho trovato il valore di x, vabbè, devo inserirlo o in una o in un'altra equazione, però non per forza in questa moltiplicata, posso anche inserire l'equazione di partenza. Diciamo che la inserisco proprio qua, in questa equazione di partenza che avevamo moltiplicato con meno 2. Allora, 7x, x vale 1, 7 per 1. Boh, posso anche scriverlo, 7 per 1 meno 5y è uguale a 17. Allora, diciamo che questo meno 5y lo porto dall'altra parte, questo 17 lo porto a sinistra. 7 per 1 fa 7, questo 17 diventa meno 17, meno 5y dall'altra parte diventa 5y. 7 meno 17 è meno 10 è uguale 5y. Divido tutto con 5, qui trovo y, e qui meno 10 fratto 5. Y è meno 10 fratto 5, quindi è meno 2. Ok, quindi ho risolto, ho trovato x e y. Allora, questo metodo di eliminazione e riduzione in realtà si potrebbe usare su un qualsiasi sistema. Ad esempio su quello lì che abbiamo risolto prima, solo che diventa più lungo, perché come si fa a utilizzarlo qua? Allora, ad esempio, potremmo moltiplicare questa equazione con 2 e questa con 3, in modo da ottenere qui 6y e qui meno 6y. Comunque, se cominciamo a moltiplicare entrambe le equazioni, comincia a diventare lungo. Forse, cioè, dipende un po' dal sistema, forse tanto vale usare il metodo di sostituzione in quel caso. Cioè, il metodo di riduzione è molto utile quando il coefficiente di una o due lettere è il multiplo del coefficiente della stessa lettera. In quel caso, conviene davvero utilizzarlo. Per favore, mettete un mi piace, iscrivetevi, grazie.